Altre notizie. Un mostro preistorico alto 40 piani ha attaccato la città di Tokyo, rendendola al suolo in meno di 24 ore. La creatura si è poi inabissata facendo perdere le tracce, ma in redazione sono arrivate alcune foto scattate in ogni angolo del mondo da coloro che asseriscono di averla vista. Vediamole insieme. Certo che ne dicono di stronzate. Ti stupiresti di sapere che cosa vive su questo pianeta, Tackleberry. Oltre tua madre, non credo proprio, Lomax. Una volta io ho visto una cosa strana da piccolo, non so bene cosa fosse, ma... Nessuno vuole sapere la storia della sua vita, Carson. Signori, una nuova missione vi aspetta. Cristo, ma non sa dire altro questo. Un mostro preistorico alto 40 piani è stato avvistato al largo di Manhattan. Capitano Kramer, ma per Manhattan intende la grande mela? Sì, soldato, proprio quella. Ora andate, muovete il culo. Capitano Kramer, e perché la chiamano la grande mela? Tackleberry, perché la chiamano grande mela? Se me lo chiedi ancora una volta, culo secco, giuro che ti faccio diventare mangime per i vermi. La mia seconda ragazza era di New York. Chissà che fine ha fatto. Non dovrebbe essere difficile individuare un mostro preistorico alto 40 piani a New York. Qualcuno vuole un hot dog? Io comincio ad avere fame. Ma è enorme. 40 piani non sono uno sputo, Carson. Insomma, questo dog lo vuole qualcuno o no? Merda, ha ucciso culo secco! Sai che perdita. I proiettili non sembrano fargli niente. Magari questo può aiutarci, che ne dite? Mi sa che ora è proprio incazzato, Tuck. Ops. E va bene, diavolo, è una guerra dopo tutto. Che vuoi fare, Tuck? Tuck! Buon Dio. Ci vediamo, ragazzo. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato. È difficile da credere. Già. Mi mancheranno questi due idioti. Anche a me. Basta con le lacrime, femminucce. C'è una nuova missione per voi. Capitano Kramer, siamo a un funerale e poi siamo rimasti in due. Sbagliato, Carson. Lascia che ti presenti i nuovi membri della squadra.